condividendo, forse devo, sì, riprendo semplicemente un attimo un passaggio rispetto a quanto, insomma, ci siamo detti circa l'ambito di operatività dell'articolo 53. Pur condividendo i profili problematici che il professor Meale metteva in luce, perché effettivamente ci sono tutti, nella misura in cui la disciplina dei diversi istituti, o meglio delle diverse species di accesso, purtroppo soffre la disorganicità. Rispetto al rapporto con le discipline speciali, però, penso che si debba fare una valutazione a monte. O decidiamo di accedere ad una strada interpretativa plausibile, perché comunque una delle due che sono state rappresentate nell'ambito dell'adunanza plenaria, alla possibilità che le materie speciali non escludano tout court il diritto d'accesso generalizzato soltanto perché non è espressamente previsto un richiamo, un rinvio testuale, vuoi per problemi di organicità della disciplina, vuoi per problemi di successione di leggi nel tempo. Per una serie di motivi, ciascuna materia, ciascun ambito potrebbe, laddove prevede una disciplina speciale per l'accesso, operare questo filtro. Questo significherebbe creare dei buchi neri che andrebbero in qualche modo ad azzerare, ad annullare l'apertura che indubbiamente l'adunanza plenaria, come ci siamo detti, ha semplicemente, lasciatemi passare il termine, codificato, data la natura nomofilattica che ha, ma apprendendo atto di un processo evolutivo dell'istituto fisiologico e forse ineludibile. Allora, forse un'interpretazione letterale che porti a creare questi filtri può rischiare di arrestare questo processo, che invece è ormai un processo inesorabile, che fortunatamente da un po' di giurisprudenza applicativa che si comincia ad analizzare in seguito all'adunanza plenaria, viene avvertito con sensibilità, comincia ad essere avvertito con sensibilità anche dalle amministrazioni, perché da alcune pronunce si valuta che effettivamente le amministrazioni si pongono il problema di fronte ad un'istanza ancipite presentata, cioè con entrambi i profili, un problema di analisi se lo pongono. Allora, valutiamo questo dato anche fattuale, ma storico, cioè forse non possiamo più arrestare questo processo. Allora, non potendolo arrestare, lo dobbiamo interpretare. Come lo dobbiamo interpretare? A partire da quella che è la disciplina comunque che emerge anche dall'applicazione dell'accesso, tipo l'applicazione del regime di riservatezza. Cioè, nel momento in cui noi andiamo a riconoscere che è vero, l'articolo 53 ha una sua disciplina nell'ambito della materia degli appalti, però una disciplina applicabile temporalmente, perché sappiamo che differisce il filtro del mancato accesso a determinati momenti della procedura. Allora, nel momento in cui questi momenti sono superati, perché ammettere la 241 e non ammettere anche l'accesso civico? Altrimenti questo significherebbe, tra l'altro, ammetterla nelle forme in cui anche l'articolo 5 bis del 33 2016 consente, cioè nelle forme di una verifica della sussistenza dei limiti assoluti per un verso, cioè quei limiti posti dalla legge rispetto a delle materie che sono definite comunque insuscettibili di accesso. E rispetto invece alla valutazione ponderata con i vari profili di riservatezza posti poi dalla disciplina specifica dell'accesso civico per quanto riguarda gli altri ambiti. Cioè io lascerei aperto, sebbene voglio dire il problema permane, perché c'è un problema di coordinamento testuale. Il coordinamento testuale c'è il problema, però lascerei aperta la possibilità che l'applicazione poi di questo viatico che in qualche modo l'adunanza plenaria ha avviato, appunto ha dato, consenta di mettere in evidenza le contraddizioni del sistema che giustamente tu evidenziavi, ma nello stesso tempo di stimolare evidentemente vuoi il legislatore, vuoi l'ANAC nell'ambito della sua potestà regolamentare, che comunque ha un'incidenza, voglio dire, prescrittiva anche nell'ambito del procedimento d'accesso, intervenendo con quelle rettifiche necessarie a creare chiarezza.
e magari portando poi il processo legislativo verso l'individuazione di un istituto organico. Questo è un po' l'auspicio, perché alla fine quello che si vede è che le amministrazioni, forse una sensibilità almeno su determinati temi, come può essere appunto l'accesso ambientale, che inevitabilmente obbliga le amministrazioni ad essere aperte, perché involge dei temi rispetto ai quali peraltro forse mi piace pensare che non abbiano neanche la capacità di capire ciò che rendere trasparente e ciò che no, perché sono talmente tecnici che magari poi decidono, e quindi è forse una delle ragioni per cui i procedimenti ambientali sono stati dal primo momento resi pubblici, cioè resi aperti, perché era difficile discernere quale documentazione consentire e quale no, anche perché c'è sempre una stretta correlazione, insomma. Per cui nell'ambito della quindi c'è una certa sensibilità che a partire evidentemente da questi ambiti specifici forse può essere assurda a disciplina generale. L'auguro che ci facciamo è questo, perché e comunque la gestione dell'accesso documentale ad oggi rimane una gestione problematica, nella misura in cui forse questa correlazione anche tra l'interesse all'accesso, il bene della vita che con l'esecuzione dell'accesso si vuole tutelare, non è più così legata a stretto filo. Cioè non a caso tante volte le ragioni che possono motivare un accesso documentale possono essere utilizzate anche per la verifica della sussistenza dei presupposti dell'accesso civico generalizzato, non perché si debba fare una forzatura, ma perché obiettivamente quel rapporto diretto e attuale e concreto con il documento nell'ambito di un'amministrazione che perde sempre di più, la collettività perde sempre di più i confini di un documento predefinito, ma siamo nell'ambito della ricerca e della circolazione delle informazioni, quindi sottoposte a cambiamenti e mutevoli. Allora l'individuazione del momento in cui si cristallizza questa relazione tra la concretezza, l'attualità e il rapporto diretto con l'informazione e l'istituto corrispondente, secondo me è una delle ragioni che sta determinando anche in qualche modo la recessione dell'accesso documentale in favore dell'accesso civico generalizzato. Infatti viene la giurisprudenza afferma la necessità che a fronte delle due istanze l'amministrazione, laddove conceda l'accesso civico generalizzato, debba, quella è già autosufficiente, ma laddove non lo consenta per ragioni di riservatezza, anche l'accesso, non consenta l'accesso documentale per ragioni di riservatezza, anche l'accesso civico generalizzato non deve essere consentito per ragioni di riservatezza. Questo quindi cosa conferma? Conferma che un presidio di garanzia alla esecuzione dell'accesso c'è, che è dato sempre dall'attività tipica dell'amministrazione nel contemperamento e nel bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza e l'interesse all'ostensione. E c'è, vuoi che si tratti dell'istituto più democratico, vuoi che si tratti dell'istituto più, più autoreferenziale, quale può essere letto l'accesso documentale. Quindi se noi abbiamo questo presidio, che poi è ciò che voglio dire anche la circolare 2/2017 pone come metodo di ricerca della sussistenza dell'interesse e dell'evasione dell'interesse all'accesso, la valutazione di questo gioco di ponderazione continua degli interessi attraverso il parametro della riservatezza. E quindi nel momento in cui abbiamo quella garanzia, che poi nella disciplina dei contratti viene rappresentata proprio dal differimento del momento in cui viene procrastinato l'accesso, quando i motivi di riservatezza vengono meno. Quindi questo consente, viene meno il motivo di riservatezza, si può accedere. Allora se si può accedere con la non anche con l'accesso civico. Nella funzione tipica di tutela di un interesse di trasparenza dell'attività tra la fase di affidamento e la fase di esecuzione. Non so, è una domanda aperta. Cioè non... Posso aggiungere una cosa, Gigi? Certo, come no.
No, ma io, come dire, io sono perfettamente d'accordo, perché vedi Annalisa, io sono d'accordo con te, cioè nessuno nega una, come dire, una supremazia, cioè la casa di vetro, la trasparenza, ormai dobbiamo essere, come dire, dobbiamo essere, ma io sono favorevolissimo alla trasparenza. Il punto però è, quando noi adesso... Mi perdonerete, guardate, questa è l'adunanza plenaria, no? Guardate cosa dice. La tutela, l'accesso in profondità e l'accesso generalizzato, accesso meno in profondità. Questo è quello che dice, dicono tutti. In realtà nessuno parla di cose concrete, non parlo di te, parlo dei testi e della giurisprudenza. Allora, la mia personale, come dire, io scendo nel concreto. Per trovare, perché tu hai ragione, però io intendo dire, noi riteniamo seriamente che a concorso concluso io mi posso, che non sono, che sono un cittadino X. Noi vogliamo veramente pensare che io possa andarmi a guardare il compito scritto di un concorso che si è fatto a Roma per diventare dipendente del Comune di Roma, anche senza avere partecipato? Questo è il punto. Allora, è chiaro che poi possiamo parlare di sbianchettamento, togliamo i nomi, togliamo i cognomi, togliamo tutto. Il problema è, riteniamo realmente che queste norme dicono che tutto a tutti dopo? Io non credo. Io credo che il legislatore abbia, cioè la mia opinione è questo, perché io condivido quello che dici tu, cioè chiusa la gara, chiuso il concorso, non c'è più nessuna esigenza di riservatezza. Però io ritengo che l'ordinamento non consenta che alcune categorie, ma non lo dice quali sono, non dice quali sono, questo è il punto. Allora io credo che un contratto di locazione all'interno o all'interno di una richiesta di permesso di costruire non sia accessibile da uno che abita in un'altra città grazie all'accesso agli atti solo perché è curioso. Secondo me questo, però l'accesso civico, se noi accediamo all'interpretazione che una volta avuto il permesso, l'esigenza della casa di vetro è che tutti hanno diritto a tutto, questo è il punto di ricaduta. Secondo me invece dei limiti vanno messi. Solo che chi siamo noi per dire il compito sì e quello no? Spetta al legislatore. Allora la Certo. norma confusa e queste sentenze un po' così generaliste abilitano tutto, perché poi hai visto... Scusate, non hai visto perché avete visto che alcune sentenze dicono tutto a tutti, altre ti dicono no, devi spiegare. E così c'è il rischio che poi alcuni hanno e altri non hanno. Io sono del parere che bisognerebbe creare un sistema unitario ed evitare poi problemi di violazione del principio di imparzialità. Allora, qual è la linea comune? Stabiliamola. Se decidiamo, ma lo deve decidere il legislatore. Che gli elabor... Io non sono contrario all'ostensione di un compito scritto del concorso in magistratura, però lo deve dire il legislatore. A quel punto io chiederò l'accesso a tutti gli atti del concorso in magistratura, pur non avendolo mai fatto, solo perché è accesso civico generalizzato. Lo posso fare? Secondo me mi rigettano al 200%, mi rigetteranno la domanda. Allora chi decide se quello è accesso civico e i contratti invece si può fare? Questo secondo me è quello. Questo era il concetto, cioè poi nel concreto tu hai perfettamente ragione, volevo solo dare una lettura a questo accesso civico assoluto che secondo me poi non ha un'applicazione reale, ma non la voleva nemmeno il legislatore, se no non avrebbe lasciato in piedi la 241. Poi se la abroga, cioè dal 22 seguenti si possono togliere, diventa tutto accesso civico. E a quel punto va bene. Ma ripeto, io condivido le tue osservazioni, non era un'opposizione a quello che dico. Confronto, è una cosa bella proprio questa, no? Ma No, vengo a dire che sono d'accordo con te. era semplicemente un punto di domanda reale, perché obiettivamente poi ci troviamo di fronte a questo tipo cioè si procede così, no? E quindi allora Sai, togliamo i sono 10 anni che io leggo gli atti dell'ANAC, dell'autorità garante, scrivono profondità e meno in profondità. Alla fine che vuol dire? Cioè, hai capito? Se parliamo di cose serie, direi se li conoscessi, come dico. Vabbè. Allora,
Io vi ringrazio, adesso abbiamo 10 minuti per organizzarci perché temiamo che nello stesso modo in cui è iniziato automaticamente, così terminerà automaticamente. Abbiamo domande, abbiamo richieste di interventi. Allora dico a tutti, a chi non avrà soddisfazione, perché se cade la linea alle 17:30 non tutti potranno avere soddisfazione, potreste inviare una mail alla cameraamministrativa@gmail.com. Noi abbiamo anche il sito internet e quindi è possibile. Diciamo, c'è anche un lungo intervento, non credo che riusciremo a leggerlo. Inviate le mail, poi le gireremo ai relatori e avrete la diciamo, risposta al vostro interrogativo. Io non vorrei che appunto cada la linea, quindi volevo ringraziarvi, Annalisa, per l'esaustiva analisi, il professor Meale Agostino per i punti critici molto brillantemente colti e manifestati. Vi segnalo la sentenza 2309 del 2020, Consiglio di Stato, in cui si affronta quel tema di cui parlava Agostino, cioè è vero che non si deve motivare l'istanza di accesso civico, però è il giudice amministrativo addirittura che deve sempre verificare l'elemento in concreto della circostanza che l'istanza è preordinata alla cura di un interesse pubblico e non personale. Leggetevi questa sentenza perché è interessata, quindi crea ancora più confusione in quel, diciamo, elemento che individuava così efficacemente Agostino. Io non aggiungo altro perché non voglio togliere tempo. Incominciamo a leggere le domande e a dare le risposte se riusciamo. Io ve le giro così come le ho lette. Quindi, vabbè, chiedono se sarà pubblicato. Sì, lo pubblicheremo sicuramente sul sito della Camera Amministrativa, quindi chi vuole riascoltarlo lo troverà lì. Buonasera. Alla luce di quanto osservato, è possibile che l'accesso civico sia considerato residuale e minore rispetto all'accesso qualificato? Date una risposta. Direi proprio di no, è vero il contrario. Il principio generale, scusa Annalisa, è che ormai l'accesso è la regola, il diniego è l'eccezione, così dice l'adunanza penale numero 10. E Perfetto, questa era la ormai domanda è della. tutto pubblico, secondo loro. Ok, questa era la domanda della collega Angela Masi. Ci chiede la collega Bataloni. Quindi, in riferimento a quanto evidenziato sulla locuzione dati ulteriori, quale deve essere l'approccio operativo dell'amministrazione per evadere richieste di accesso civico FOIA, Freedom of, eccetera? Secondo me, dati ulteriori significa tutti. Allora, io ragiono così, e questo quando mi chiedono. Per me, i dati ulteriori non sono quelli, diciamo, sono tutti quelli che riguardano dai provvedimenti in do a seguire. Ma secondo me, gli atti endoprocedimentali sono automaticamente esclusi. Questa è la mia opinione. Secondo la giurisprudenza, invece? La giurisprudenza ritiene che siano gli atti, in realtà non si capisce perché alcune volte dicono anche gli atti. Perché, sai, quando noi abbiamo letto quelle sentenze che dicono tutti gli atti, eccetera, eccetera, secondo me anche gli atti interni, alcune sentenze dicono che valgono anche gli atti interni. Quindi il problema è che non lo sa nessuno, questo è il punto. Sentenze dicono di sì, altre di no, questo è il punto. Caso per caso, bisogna vedere caso per caso. E infatti il tema è questo, cioè è una materia nella quale le singole fattispecie sono, diciamo, trattate nelle varie sentenze, non solo, ma io credo che anche alcune sentenze siano rese in relazione a particolari fattispecie e poi diventano principi generali che in realtà non si attagliano ad altra tipologia di, diciamo. Certo. Altra domanda alla collega Scafuri, non so se parente del nostro presidente del Tarbari, questo non lo sappiamo. Buonasera a tutti. Rispetto alla scansione temporale del procedimento amministrativo, prima che l'accesso documentale si evolva nell'accesso civico, l'amministrazione può differire l'accesso ordinario della 241? Quindi, quale rapporto può sussistere tra il potere di differimento dell'accesso documentale prima che scatti quello civico? No, scusate, l'accesso documentale si può fare solo dopo, durante si può fare solo l'accesso partecipativo, il 10, l'articolo 10. Il procedimento deve essere comunque concluso prima di fare l'accesso agli atti.
No, ma mi sembrava anche di capire, chiedo scusa, che la collega pensa che l'uno evolva nell'altro, invece, collega, coesistono, sono due fattispecie autonome, autonomamente disciplinate, che coesistono e sono sottoposte alla valutazione dell'amministrazione. Ma in ogni caso l'accesso civico non può essere fatto durante il procedimento aperto. Assolutamente. E ora, questa è la dimostrazione ulteriore della... Pongo io una domanda, diciamo, che aggiungo a questa. E qualora l'istanza fosse presentata a procedimento concluso, nella duplice, diciamo, veste 241 oppure accesso civico, secondo voi, vi è una... cioè, forse questo volevano chiedere, si deve prima concludere l'uno e partire l'altro, vi è una scansione temporale, bisogna preferire l'uno o l'altro, o cosa? No, l'uno esclude l'altro, tutta la questione è proprio lì, cioè nel momento in cui per l'accesso qualificato non sussistono i presupposti, allora l'amministrazione deve valutare la sussistenza dei presupposti dell'accesso civico, ma con gli stessi tempi e le stesse modalità dell'accesso qualificato, perché c'è un favor nei confronti dell'istante, ma l'amministrazione deve comportarsi esattamente allo stesso modo rispetto all'uno o all'altro accesso, all'altro tipologia di accesso. Con la particolarità, no, scusami, pensavo avessi finito, prego. Però, finito. No, con la particolarità che è vero che possono decidere di accogliere uno o l'altro, però è fondamentale perché se accesso civico devono motivare il diniego, se accesso documentale 241 possono anche non motivare, il che pensate l'assurdità, cioè l'accesso civico e i suoi atti meno importanti, l'accesso documentale sono anche gli atti per esempio difensivi, quindi per esempio le cose riservate, gli atti giudiziari sensibili per i quali l'amministrazione non deve nemmeno motivare, mentre invece per gli altri deve pure argomentare, quindi poi c'è, tra l'altro c'è anche la differenza che nell'accesso civico è consentito il riesame, nell'accesso 241 non è previsto. Quindi ci sono una serie di storture del sistema. Poi voi immaginate, questo lo dico solo come perché è divertente, l'accesso civico, se c'è l'opposizione del controinteressato per 15 giorni non si possono dare i documenti, con l'accesso 241, che tu puoi fare l'accesso anche a atti giudiziari o sensibili o super sensibili, l'accesso è dato immediatamente anche con l'opposizione del controinteressato. Cioè c'è una distonia assoluta tra il 33 e la 241 che non si giustifica. Certo, evidente. Vediamo se riusciamo a leggerlo. Collega Eleonora, no, Vitina, ecco qui. Vitina Nardiello, il procedimento amministrativo in ordine al diritto di accesso, entro quanto tempo si conclude? È previsto un termine entro il quale il giudice dovrebbe pronunziarsi? Perché può succedere che si inizia un procedimento di cui alla legge 241 di accesso alla documentazione, ma nelle more il procedimento civile inizia. Ah, qui sì, c'è la relazione tra causa civile. Ancora di più, nel rito del lavoro ci sono preclusioni, nel senso che occorre produrre tutto e subito entro termini più restrittivi. Va bene. L'amministrazione ha 30 giorni e può anche impiegarli tutti e 30, è un fatto il problema è nostro, cioè si fa ricorso al buio e poi quando si hanno gli atti si fanno, se il processo amministrativo motivi aggiunti, nel rito del lavoro si chiederà l'acquisizione documentale postuma, ma certo. sono indifferenti le due procedure. Il rito, abbiamo un rito di accesso diciamo accelerato, come voi avete spiegato, però è chiaro che diciamo non si influenzano reciprocamente. Vediamo un po' cosa abbiamo qui ancora. Mi piace questa cosa a sportello, con le domande a risposta immediata, che sembra abbiamo messo qui. Buonasera, colleghi, sarebbe possibile un cenno in termini di raffronto con il diritto di accesso in ambito militare? Un cenno è complicato. E certo, là c'è il testo unico delle leggi sulle forze armate, però non è troppo differente. Le regole sono le medesime, quindi come dire, è solo un problema di riservatezza maggiore, qui dipende quali atti. Se ricadono, per esempio c'è tutto quel filone, ma credo che non fosse questa la domanda, dipende che cosa, se gli aspetti organizzativi sono sottratti pacificamente. Gli aspetti organizzativi, quelli legati all'approvvigionamento,
penso anche in parte anche al personale, dipende che tipo di, come dire, che tipo di accesso viene esercitato e qual è lo scopo. Certo, salvo i segreti militari che ovviamente sono sottratti a qualunque tipo, diciamo, di accesso. Adesso abbiamo un lungo intervento che non 17:31, leggiamo questo e poi possiamo chiudere perché no, chiedo scusa, qui c'è un ulteriore Angelo Fanizza. Beh, consigliere Fanizza ha la priorità, immagino. Beh, consigliere, che piacere sapere che ci ascolta. Complimenti per l'iniziativa. Il punto è lo sfasamento tra l'ampliamento dei poteri della PA e sindacato debole del giudice amministrativo sull'accesso. Quando si salderà l'interesse all'accesso e l'aspettanza, molti problemi si risolveranno. Angelo Fanizza, e coglie un punto che Agostino mi pare sia in linea, no? con il tema da te sollevato. Di questa distonia esistente anche in termini di sindacato del magistrato, è un buon contributo del collega Fanizza che salutiamo. Infine, questo commenta. Men che meno noi, non so se qualcuno vuole chiedere qualcosa. No, corretto. Ma, chiaro, è stato un contributo che apprezziamo. Eleonora Mangialardi, il mio intervento prende le mosse dall'impostazione generale del decreto semplificazioni in materia di appalti. Vediamo se riusciamo a un po' a riassumerlo. In prospettiva si pone un problema futuro delle controversie in materia di appalti. Questo futuro può evincersi dalla correlata disposizione sulla riformulazione dell'abuso d'ufficio e sulla responsabilità erariale, in quanto orientate in qualche modo a spingere i pubblici agenti di attivarsi ad agire e dunque evitare l'inerzia della PA. In base a tale impostazione si potrebbe affermare in una prospettiva futura un nuovo modo di intendere l'accesso? Nello specifico, si potrebbe considerare l'accesso non solo quale strumento di controllo fine a se stesso dell'attività della PA? Madonna, miliardi di domande ci stanno arrivando. Se posso, Gigi, scusami, siccome abbiamo superato l'orario e non ci hanno staccato la spina, io, se la collega Morgese è d'accordo, possiamo rimanere ancora, quindi leggiamole tutte senza problemi. No, è che quando mi arrivano mi scala quella precedente, quindi devo Gigi, certamente le leggiamo tutte finché ci vogliono ascoltare. Dicevamo, nello specifico si potrebbe considerare l'accesso non solo quale strumento di controllo fine a se stesso, ma anche e soprattutto quale vero e proprio strumento propulsivo finalisticamente orientato all'ottenimento del bene della vita. In particolare, se si consideri la rinnovata rilevanza delle vicende relative alla fase esecutiva del contratto pubblico, come la revoca dell'affidamento nei confronti degli appaltatori poco efficienti, revoca che diventa quindi una vicenda in qualche modo partecipata dal contesto imprenditoriale. Quindi il diritto di accesso come modo, diciamo, come metodo di impulso all'attività amministrativa. Questo, scusa Annalisa, io perdonami se vuoi intervenire tu. No, vai. No, io penso che sia corretto, cioè, ma d'altro canto questo lo ha detto anche l'adunanza plenaria, lo ha detto, cioè in effetti, cioè lo ha tratteggiato anche se poi ha rigettato nello specifico la domanda. Però il concetto è proprio quello, cioè è chiaro che siccome qui c'è la revoca, solo che c'è, secondo me, e provo a dare una risposta, un ampliamento esagerato dell'interesse strumentale, perché addirittura siamo arrivati a legittimare l'interesse a verificare l'esecuzione per ottenere la revoca dell'affidamento e il subentro, oppure, come dice nella durata plenaria, l'annullamento della giudicazione e la riedizione della gara. E a quel punto il confine è labile tra uno che non ha partecipato e potrebbe dire: beh, io voglio annullare tutto perché tanto poi posso partecipare la prossima volta. Quindi si pone anche sugli atti di gara a questo punto. Non ho partecipato perché non lo sapevo, ora ho scoperto che c'è quella gara, annulliamo tutto e perché io farò la prossima gara. Mi pare che cioè io credo che tutto questo, la collega dice una cosa che io sono d'accordo, nel senso che quello è la linea della giurisprudenza. Però qua dobbiamo intenderci, noi siamo o non siamo un sistema
per il quale ancora c'è bisogno di un interesse ad agire, l'interesse ad agire, un interesse qualificato. Insomma, dobbiamo cambiare un po' l'ordinamento, l'interesse legittimo, insomma, ma pure per fare per avviare, cioè, come dire, secondo me si può prescindere dall'esistenza effettiva di un interesse qualificato. Cioè, l'interesse strumentale così mi sembra un po' eccessivamente ampio. Poi tutto va bene, eh? Tutto va bene, basta che lo diciamo, ecco. Benissimo. Benissimo. Miriam Paradiso, la collega, complimenti ai relatori, quindi vi giro questo complimento. Poi c'è Valentina Lo Schiavo che scrive direttamente al professor Meale per porgergli il suo saluto, è stato il suo professore nel 2018. Quindi hanno un buon saluto, ricambio saluto e ringrazio. Saluti e ringrazio. Infine, salvo altri, Lucia Lorusso che chiede: nell'ipotesi in cui l'istanza di accesso sia stata motivata per ragioni di difesa e il controinteressato abbia fatto opposizione per ragioni di privacy, come si deve comportare la PA? L'amministrazione deve valutare e chiaramente deve il bilanciamento, il famoso bilanciamento degli interessi. Guardate che l'opposizione del controinteressato il 99% delle volte è inutile, perché ovviamente il controinteressato dirà sempre no, diffida, vieta. In realtà le regole sono chiare: se c'è un interesse qualificato ai fini difensionali non c'è privacy che tenga, se parliamo di accesso 241 ovviamente, però se anche passiamo l'accesso civico è chiaro che l'amministrazione deve fare un bilanciamento e deve, come dire, siccome qua parliamo di accesso difensivo, è chiaro che è sempre recessiva la privacy, a meno che non siano richiesti atti sovrabbondanti rispetto all'esigenza difensionale. Quella sentenza che abbiamo visto prima, il TAR che cosa dice? Quello che riguardava la mobilità, nella parte che dove tu hai partecipato ti faccio accedere, ma la parte successiva alla quale non hai partecipato non hai diritto. Quindi l'accesso difensionale supera, secondo me, giustamente la privacy, ma purché l'atto al quale si fa accesso sia un atto utile per la difesa. Ovviamente la qualità, tu puoi negare e puoi intervenire per smentire. Sì, sì. Risposta esatta. Grazie, la collega Nardiello, vi ringrazia per l'argomento molto esaustivo nelle esposizioni e nelle risposte che ci avete fornito. Inoltre, sì, mi pare che non ci siamo ancora in 310. Insomma, mi sembra che il tema sia stato affrontato più che bene, mi sembra che abbia destato grande interesse la partecipazione e le domande ci hanno dato prova di questo. Io vi ringrazio moltissimo per il lavoro che avete fatto, per lo studio che avete messo a disposizione della Camera e dei partecipanti a questo evento. E saluto tutti ai tempi post-Covid. E vi aspettiamo, per chi fosse interessato ovviamente, all'altro evento formativo dell'11 di dicembre in materia di deontologia, con acquisizione, per chi fosse interessato, di due crediti obbligatori in materia di deontologia e ordinamento professionale. Il tema sarà trattato ed è di grande interesse per tutti noi, soprattutto amministrativisti, è quello dell'equo compenso. Noi è una battaglia che abbiamo da sempre, insomma, negli ultimi decenni con la pubblica amministrazione. Ci rivediamo l'11. Grazie a tutti, grazie vedo grazie il nostro segretario. Bene, grazie a voi, grazie a Agostino, siete stati bravissimi, grazie a presto. Arrivederci a tutti. Ciao, arrivederci. Ciao.